Siamo qui per questa anteprima per la stampa oggi della mostra che si terrà al Broletto a partire proprio dal 4 febbraio. Innanzitutto, se ha voglia di condividere con chi ci segue su ciocomo.it queste opere che ha deciso di esporre qui, che sono opere recenti, giusto? Sì, sì, sono opere recenti di quest'anno, sono opere molto gestuali, molto istintive, che non programmate assolutamente, anche perché se dovessi programmarle va a finire che comunque faccio completamente un'altra cosa, per cui tanto vale non programmarle. Ecco, perché lei proprio ha questa caratteristica, non c'è progettualità. No, diciamo, assolutamente, anzi la progettualità mi mette in ansia proprio, quindi vado lì, prendo la spatola e poi qualche santo provvederà, qualcosa succede. In tutto questo il colore ha un ruolo in tutto questo, assolutamente sì, sì, io il colore è fondamentale, forse più del disegno, il colore è tutto per me. E niente, poi io ho sempre avuto questa passione, anche perché quando ho sempre lavorato nell'azienda di famiglia ho sempre guardato il colore nell'ufficio stile, ho fatto viaggi, per cui anche il colore, viaggi soprattutto, anzi solo in Oriente, il colore è sempre stato un mio grande compagno. Ecco, quanto c'è della sua esperienza nel settore serico in queste opere? Lei ci diceva sicuramente un'influenza del mondo orientale anche legata ai viaggi che ha fatto per lavoro. Beh, certo, assolutamente, l'ho portato avanti, adesso che non lavoro più, che mia figlia ha preso il mio posto alla grande, io ho portato avanti questa cosa che comunque avevo sempre dentro, ma non sono mai riuscita a esternare pienamente, e in questi ultimi 10 anni l'ho messa su questi fondi che non è tela ma è alluminio trattato e poi col dipinto a olio. Dicevamo istinto ma anche tecnica, perché comunque lei ha anche frequentato comunque l'Accademia. Sì, io ho frequentato l'Accademia, il corso serale col professor Verga, che è stato un mio punto di riferimento, e mi ha sempre lasciato libera di volare, in quanto non mi ha mai detto fai così, fai cosà, cioè tu fai quello che ti senti di fare, io così ho fatto. Insomma.